Ripeto da capo per Prego. interpellanza risposta orale al signor sindaco Raffaele Quarta sulle dimissioni del vice sindaco assessore Salvatore Tondo e sulla nomina di assessore esterno del signor De Leo Cosimo. In qualità di consigliere di opposizione, poiché sto seguendo con attenzione le notorie vicende che stanno caratterizzando codesta maggioranza e dopo aver letto l'ultimo grottesco manifesto del sindaco, parto da questo per fare qualche breve osservazione. Non avendo il coraggio delle proprie scelte, il sindaco giustifica la nomina dell'assessore signor De Leo Cosimo con un'arzigogolata quasi infantile argomentazione. È stata l'opposizione a convincermi che De Leo merita di più, scrive il sindaco, e così per tutta risposta io lo faccio assessore. Dietro l'apparente infantilismo di una simile scusa si cela in realtà una grande furbizia, perché egli non fa altro che lasciar passare la nomina di De Leo come il frutto di una nostra provocazione. Evidentemente non sapeva come giustificare il nuovo incarico a De Leo, poiché forse se ne vergognava e ha buttato lì la battutina. Voi mi avete provocato e io rispondo così, e il gioco è fatto. E no, caro sindaco, non ci provi minimamente perché noi in questi giochetti non ci caschiamo. La verità è che lei ha preso un impegno con i suoi cittadini, che evidentemente sono più intelligenti di quanto lei li creda. Impegno che non sta rispettando, tradendo di fatto la fiducia che la gente ha investito in lei. La coerenza e il rispetto. Coerenza e rispetto. Guardate che non è sufficiente banalizzare una domanda per rispondere alla domanda stessa. Noi abbiamo segnalato al sindaco la sua totale mancanza di coerenza e di rispetto e per tutta risposta abbiamo ottenuto un'altra dose del suo sarcasmo, lasciatemelo dire, anche abbastanza ipocrita. Ma una cosa giusta Raffaele Quarta nel suo ultimo manifesto l'ha scritta, e cioè che il risultato delle sue attuali scelte saranno oggetto di valutazione da parte dell'elettorato alla fine del mandato. I cittadini non dimenticano e sapranno come ringraziarla del trattamento che lei sta loro riservando. E siccome i cittadini non dimenticano, ancora riecheggiano in quest'Aula i commenti di Salvatore Tondo riguardo le dimissioni di qualche mese fa del nostro ex capogruppo di opposizione Antonio De Leo. Ma come? Ha investito il tempo nella campagna elettorale per poi dopo pochi mesi dimettersi? E se fosse stato sindaco, come avrebbe fatto? Questi e altri dello stesso tenore erano i commenti di Salvatore Tondo in riferimento ad Antonio De Leo. Noi, diversamente da Tondo, rispettiamo la scelta delle dimissioni da vice sindaco ed assessore, senza alludere a niente, senza meschini dico e non dico, anche perché abbiamo ampiamente appurato sulla pelle della gente, purtroppo, che la sua presenza o la sua assenza di fatto non spostano nessun equilibrio in seno all'amministrazione. Quale componente del Consiglio Comunale, in prima persona interessato al bene comune, interpello la suprema signoria vostra, se questa amministrazione intenda perseguire un cammino condito di ironia nella gestione della cosa pubblica, rivolto a chiaro danno sia dei cittadini rappresentati, soprattutto di chi non è ritenuto vostro elettore, ma anche dell'apparato burocratico comunale verso il quale giungono lamentele per carenze varie da parte dell'utenza. Se obiettivo di questa maggioranza è continuare ad alimentare l'aria di sospetto che si respira nel Paese e che non ha precedenti storici, instillando odio e rancori, oltre che a palazzo, anche tra i cittadini tutti. Se la signoria vostra ha intenzione di continuare a imporre ogni sua decisione, che sia frutto di accordi tra pochi intimi, atteggiamento questo lontanissimo dalla logica di collaborazione, di trasparenza e di condivisione imposta dalle leggi vigenti, ma prima ancora dal buonsenso. Interpella inoltre se questa minoranza debba assistere attonita alla negazione della democrazia, della partecipazione. Partecipazione, chissà perché questa bella parola non fa più parte del vostro slogan. Sappia comunque, sindaco, che non si è mai cercato di sobillare i suoi consiglieri, si è cercato semmai di richiamarli alle loro responsabilità, di svegliarli in quanto appare chiara una loro passiva adesione alle sue infelici decisioni, che mal si coniuga con l'esperienza e la notevole garanzia umana ed etica che alcuni suoi consiglieri vantano. Infine mi permetto di ricordarle che in veste di rappresentante politico
È sua responsabilità diffondere un esempio di armonia e di rispetto delle leggi e non rispetto di ambizioni personali, a dispetto della dignità dei concittadini e del loro diritto di essere giustamente amministrati. Siamo preoccupati del suo manifesto disprezzo delle regole, delle forme e degli iter democratici e anche del suo mancato interesse per i reali bisogni della comunità. Lei crede che questa sagra dell'oscenità politica e anche un po' umana, che dura ormai da oltre un anno, possa arrestarsi e prendere verosimilmente la strada del dialogo e della democrazia, oppure veramente al peggio non c'è mai fine, o come nella trama di un film horror, siamo solo all'inizio? Il consigliere del gruppo Siamo San Pietro in Lama, Gianluca D'Elia. Il sindaco ovviamente risponderà al prossimo consiglio, potrei farlo adesso, ma mi piace, sono state scritte tante di quelle cose che devo leggerlo, rileggerlo e soprattutto farmelo spiegare, perché ci sono cose poco chiare, non si capisce anche nemmeno qual è la domanda, l'interpellanza, quali sono le domande poste, ma naturalmente ho bisogno di studiarlo. L'unica, risponderò al prossimo consiglio comunale, l'unico dubbio, vorrei avere una conferma se l'interpellanza è firmata solo da lei, consigliere, solo da lei, quindi conferma che solo lei a firmarla e non il gruppo. Vabbè, ci vediamo al prossimo consiglio per questo. Allora, passiamo avanti all'ordine del giorno. Approvazioni verbali seduta precedenti. Possiamo dare per letto il verbale e votarlo? Sì. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto. Nicolini è astenuto. Questo è immediatamente esecutivo, non c'è bisogno. Vabbè. Punto 2, comunicazione del sindaco in ordine alla nomina di assessore esterno e del vice sindaco. Il sindaco, richiamato il proprio precedente decreto 2/2016 del 9 giugno 2016, con il quale sono stati nominati numero 4 assessori e tra questi il vice sindaco di questo comune, vista la nota assunta agli atti comunali in data 14/7/2017, con la quale il dottor Salvatore Tondo, assessore con delega alle politiche sociali e vice sindaco, con la quale rassegna le proprie dimissioni da assessore, ritenuto di nominare in sostituzione del dottor Salvatore Tondo un nuovo componente della giunta comunale con il conferimento della relativa delega, visto l'articolo 46,3 del vigente statuto comunale, che prevede la possibilità della nomina di assessori esterni al Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, decreta di prendere atto delle dimissioni di assessore comunale presentate dal dottor Salvatore Tondo in data 13/7/2017, di nominare quale componente della giunta comunale in sostituzione del predetto assessore dimissionario il signor Cosimo De Leo, nato a Lecce il 24/1962, componente esterno alla giunta con delega alle politiche sociali, da atto sulla base di apposita dichiarazione resa dall'interessato che nei confronti dello stesso non sussistono alcuna delle cause di ineleggibilità, inconferibilità o incompatibilità alla carica di assessore comunale previsto dal decreto legislativo 267/2000 e dal decreto legislativo 39/2013. Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale e pubblicato all'atto pretorio per 15 giorni consecutivi. Il sindaco. Il decreto, diamo lettura del decreto 11/2017, richiamato il proprio precedente decreto numero 2/2016 del 9 giugno 2016, con il quale sono stati nominati numero 4 assessori e tra questi il vice sindaco di questo comune, vista la nota assunta agli atti comunali in data 14 luglio 2017, con il quale il dottor Salvatore Tondo, assessore con delega alle politiche sociali e vice sindaco, con la quale rassegna le proprie dimissioni da assessore, ritenuto di dover procedere alla nomina del vice sindaco
in sostituzione del dottor Salvatore Tondo, dimissionario, visto lo statuto comunale, visto il decreto legislativo numero 267/2000, decreta di nominare vice sindaco l'assessore signor Vito Pietro Mello. Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale e pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Il sindaco Raffaele Quarta. Decreto numero 12/2017. Il sindaco, richiamato il proprio precedente decreto numero 2/2016 del 9 giugno 2016, con il quale sono stati nominati numero 4 assessori e tra questi la signorina Rizzo Federica con delega a commercio, artigianato, turismo, promozione del territorio, ritenuto di conferire all'assessore Rizzo anche la delega alle pari opportunità, decreta conferire all'assessore Rizzo Federica, titolare della delega a commercio, artigianato, turismo, promozione del territorio, la delega alle pari opportunità. Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale e pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Il sindaco Raffaele Quarta. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, bilancio di previsione 2017-2019, assestamento generale e salvaguardia degli equilibri. Prego, consigliere De Leo. Buonasera. L'articolo 175,8 del decreto legislativo 267 del 2000 prevede che mediante la variazione di assestamento generale deliberata dall'organo consigliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. L'articolo 193,2, sempre dello stesso decreto, altresì cita, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consigliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza di cassa, ovvero della gestione dei residui. I provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui l'articolo 194, le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardante la gestione dei residui. Con la delibera di questa sera si propone di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'articolo 175,2 del TUEL, analiticamente indicate nell'allegato A. Altresì di accertare, ai sensi sempre dell'articolo 193,2 del decreto legislativo 267 del 2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tale da assicurare il pareggio economico finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e l'adeguatezza dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità sia nel bilancio di previsione che nel risultato di amministrazione. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000, il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è stato adeguato all'andamento della gestione come previsto dal principio contabile allegato 4.2 del decreto legislativo numero 118 del 2011, il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1,707-734 della legge 208 del 2015, pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera B, quale parte integrale e sostanziale. Ci sono interventi? Prego, consigliere. Per la registrazione, consigliere Guido. Buonasera a tutti.
Siamo qui oggi a discutere del bilancio di previsione 2017-2019 e delle variazioni di competenze di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, analiticamente indicate nell'allegato. Noi abbiamo fatto un'analisi abbastanza dettagliata dei valori disponibili e di conseguenza, in merito anche a questi dati, per noi meritevoli di sottolineature e di chiarimenti, vorremmo durante il dibattito dei chiarimenti, in specie soprattutto dalla dottoressa Bastone in quanto responsabile del documento. Per quanto riguarda... Prego, consigliere, può continuare. Se i suoi consiglieri parlano e disturbano, io mi interrompo. Non ho sentito nessun intervento dei consiglieri. Ma avrà un udito particolare. La Presidenza no, non sindaco, ha... è inutile che fa... La Presidenza era concentrata a sentire lei, non ha avvertito... Se qualcuno... Allora, mettiamola così, consigliere. Se qualcuno è intervenuto disturbandola, è pregato di non farlo. Va grazie. Bene? Prego. Grazie. Allora, per quanto riguarda le entrate... Noi andiamo a verificare che il titolo terzo, entrate extratributarie, vendita di beni e servizi proventi derivati dalla gestione dei beni, per quanto riguarda i servizi mensa abbiamo una variazione di 3.000 euro in meno e per quanto riguarda il canone di concessione servizio di metanizzazione siamo passati da 5.000 a 2.000 euro, quindi sono importanti riduzioni di entrata. Su questo vorremmo successivamente, a fine dibattito, dei chiarimenti, se possibile, dalla dottoressa Bastone. Per quanto riguarda le spese, quindi andiamo a vedere degli aumenti, nella missione 1 servizi istituzionali generali di gestione, per quanto riguarda la segreteria generale, abbiamo un aumento delle spese postali per servizi generali da 4.000 a 5.000 euro. E anche questo noi non sappiamo a cosa si possa riferire. Per l'ufficio tecnico incentivo progettazione interna, anche qui un aumento da 7.500 euro a 8.715 euro, quindi non un aumento di 50 o 100 euro. Sempre in riferimento all'ufficio tecnico, incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo, eccetera, decreto legislativo 50 del 2016, passiamo da 26.281 euro a 31.675 euro, quindi un aumento di oltre 5.000 euro, circa il 20% in più. E non conosciamo il motivo. Assistenza informatica servizio tecnico, si passa da 3.500 euro a 5.800 euro, un aumento di 2.300 euro, corrispondente a oltre il 60% d'aumento. È importante per noi fermarci un attimo a riflettere nel programma 1.11, altri servizi generali, sulle spese per il patrocinio legale. Ci fa piacere che si prospetti una riduzione di 8.000 euro e quindi che si passi a circa 47.000 euro, che a nostro parere comunque rimane una cifra molto importante. A nostro parere dovremmo lavorare in prevenzione, visto che la maggior parte di queste cifre si investono per difendere il Comune da richieste di risarcimento danni, spesso e volentieri per incidenti dovuti a problematiche di manutenzione delle strade o dei marciapiedi. A questo infatti colleghiamo il punto spese per risarcimento danni, che vede un passaggio da 6.500 euro a 14.500 euro, quindi un aumento di oltre il 100%. Noi crediamo che con questi soldi in più che si dovranno investire e spendere, soldi di tutta la comunità, per rimborsare queste persone, noi potremmo o avremmo potuto sistemare tantissimi marciapiedi o strade prevenendo, perché secondo noi al nostro territorio serve la prevenzione, non solo tamponare i problemi, perché rischia che spendiamo sempre soldi ma non raggiungiamo mai un certo equilibrio. Su questo un'osservazione, diciamo, all'amministrazione. Missione 4, istruzione e diritto allo studio. Quindi nel programma 4.1 parliamo di istruzione prescolastica e parliamo della scuola materna che è stata oggetto
dei lavori di efficientamento energetico che hanno lo scopo principale di ridurre i consumi di corrente, di acqua, consumi per riscaldamento. Invece noi ci siamo trovati davanti ad un aumento di 2.000 euro, e che è circa il 30% per l'acqua, di 700 euro per 2.000 euro per l'energia elettrica, di 700 euro per l'acqua, e per il riscaldamento siamo passati da 1.800 a 3.500 euro, praticamente un raddoppio. Quindi noi ci chiediamo, c'è stata una difficoltà nell'analisi iniziale, nella fase di analisi iniziale, oppure i lavori di efficientamento energetico non hanno dato quello che si era sperato? Per quanto riguarda il programma 4.2, altri ordini di istruzione non universitaria, parliamo della scuola media. Energia elettrica per la scuola media, che tutti sappiamo essere chiusa da circa 7 mesi e oggetto da lavori da circa 2 mesi, c'è una riduzione da 3.000 a 2.800 euro. Quindi vorremmo capire, in una scuola che è chiusa da un sacco di tempo e che è oggetto di lavori da poco, su quale base si sono fatti queste previsioni, questi calcoli? Programma 5.2, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. Quindi parliamo di manutenzione immobili con finalità culturali, biblioteca, centro polivalente e orto botanico. Da uno stanziamento iniziale di 1.000 euro si decide l'azzeramento. Per noi assolutamente in maniera sbagliata. Ad esempio l'orto botanico ai nostri amministratori probabilmente va bene così com'è, tra l'altro senza ancora nessun cartello all'ingresso richiesto da mesi, e parliamo di cifre veramente limitate, senza orari di apertura e chiusura e col degrado che avanza. Forse sarete contenti del fatto che ancora oggi tutta la comunità paga lo spreco, da voi ancora voluto, di tenere accesi tutti i lampioni dalla sera al mattino, tutti i giorni, nonostante la richiesta fatta da noi diversi mesi addietro, richiesta per la quale oltre 2 mesi fa l'ufficio tecnico ha detto che avrebbe riferito all'amministrazione, in un orto botanico chiuso. Secondo noi, sinceramente, è assurdo, perché se si deve tagliare, bisogna prima tagliare sulle cose che hanno un senso e poi su quelle dove tutti dobbiamo sacrificarci. Missione 8, assetto del territorio ed edilizia abitativa. Programma 8.2, edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare. Titolo primo, spese correnti. Quote dovute all'autogestione per quote non pagate da inquilini morosi, passate da 159 euro a 4.379 euro, un aumento di oltre 4.000 euro. Chi permette tutto questo? E il consigliere delegato può cortesemente chiarirci la situazione in merito a questo campo? Missione 9, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Programma 9.2, tutela, valorizzazione e recupero ambientale. Spese correnti, iniziative, progetti e interventi in campo ambientale. Riduzione di 1.700 euro. Per quali motivi? Iniziative per la promozione della raccolta differenziata con 700 euro di aumento, ma le iniziative quando ci saranno, delegato all'ambiente, se può cortesemente spiegarci. Programma 9.5, aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione. La manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà comunale passa da 2.000 euro a 1.000 euro, quindi come se i nostri parchi fossero tutti ben tenuti, curati e in perfetto stato e ordine. Probabilmente stiamo parlando di un altro paese. Missione 10, trasporti e diritto alla mobilità. Programma 10.5, viabilità e infrastrutture stradali. Titolo 1, spese correnti. La manutenzione ordinaria, viabilità e infrastrutture stradali, passa da 6.000 euro a 48.000 euro, oltre 42.000 euro di variazione. Per quali interventi? Potete spiegarceli? Sinceramente, sia noi che i cittadini abbiamo il diritto di saperlo. Titolo 2, spese in conto capitale, acquisizione e manutenzione straordinaria, viabilità e infrastrutture stradali, comprende semafori, segnaletica e marciapiedi, si passa anche qui da 30.000 a 34.000 euro. Anche qui un aumento di quasi 4.000 euro. Per finire, missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 12.9, servizio necroscopico e cimiteriale,
gestione servizi cimiteriali con uno stanziamento che passa a quasi 8.000 euro con un aumento di 3.000 euro. Vorremmo semplicemente capire i motivi. A fronte dell'analisi di questi numerosi dati in variazione, affermiamo che a noi questo bilancio di previsione non ci soddisfa e, nonostante il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rimaniamo fermi nel parere di essere contrari a questo documento, augurandoci di ricevere in questa sede chiarimenti alle nostre richieste dai responsabili e dai delegati interessati. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere D'Elia Gianluca, prego. Sindaco, notiamo con grande rammarico che alle nostre domande non possono esserci mai delle risposte. E soprattutto circa la missione numero 4, gli aumenti importanti di luce, acqua e riscaldamento relativi alla scuola materna, nonostante l'efficientamento energetico, soprattutto questi ci premono. La missione numero 8 dell'edilizia abitativa, delle spese correnti degli inquilini morosi, che passa da 159 euro a 4.229 euro, e la missione numero 10 trasporti e diritto mobilità, manutenzione ordinaria, viabilità e infrastrutture stradali, che passa da 6.000 a 48.000 euro. Perché noi non possiamo avere delle risposte in Consiglio Comunale? E soprattutto non noi, soprattutto i cittadini non possono avere delle risposte. Ci sono altri interventi? Consigliere Nicolini, prego. Oggi sarà generoso, ci concederà il piacere di avere risposta dai tecnici e dai consiglieri delegati. Signor Sindaco, questa era l'unica domanda che volevo porle. Magari in ambito ambientale avremo il piacere, ecco, se è possibile, perché diventa una cortesia in questo Consiglio Comunale. Quindi. No, il piacere, la Presidenza concede sempre il piacere, soprattutto alle opposizioni. In particolare ho il piacere di dire alle opposizioni che la dottoressa Bastone è stata a loro disposizione per 5 giorni, 6 giorni, e nessuno, a meno che voi non mi smentirete in questo senso, nessuno dei consiglieri comunali è andato ad acquisire informazioni. Sbaglio? Allora, no, non ha acquisito nessuna informazione, né ha richiesto né all'organo politico né all'ergo tecnico alcuna informazione. Avete deciso di esporre le vostre ragioni in Consiglio Comunale, noi abbiamo ascoltato, abbiamo preso atto delle vostre richieste, confermiamo noi in toto invece la validità dell'impostazione della delibera così come è stata strutturata dai tecnici e come è stata assorbita dall'organo politico, e non per farvi un favore concedo la parola all'assessore Mello che vuole dire qualcosa. Il cambio di ecco idea, qua il consigliere Nicolini, idea, il suo sorriso ha prodotto un effetto positivo. Mi fa piacere, sì, prego. Prego assessore Mello. Sicuramente non riuscirò a ricordare tutti i punti che avete evidenziato, rimarcherò i punti più importanti, quelli che diciamo ho ritenuto degni di nota. Dalle economie derivanti di alcuni capitoli oppure non utilizzate o somme non utilizzate, sono state stanziate sul capitolo relativo alla manutenzione delle strade, vie e piazza. Quindi circa 46.000 euro rinvenuti sono derivati da questo, da ciò. Per quanto riguarda le iniziative invece che avete riscontrato un incremento di 700 euro, noi negli ultimi anni abbiamo fatto delle iniziative per aumentare la raccolta differenziata nel mese di giugno per poter diciamo avere frutti giusti. Come iniziativa abbiamo messo a disposizione dei buoni spesa. Quest'anno, a differenza degli altri anni, per i quali bisognava superare nel mese di giugno la raccolta differenziata del 5 o 6%, quest'anno deve essere svolta su 2 mesi, settembre-ottobre, quindi è stato diciamo aumentato quel plafond. Per quanto riguarda invece gli impianti o il risparmio che tutti quanti ci aspettiamo dagli impianti a seguito dei lavori di efficientamento,
dobbiamo tenere presente che sono andati a regime da poco e quindi penso che sia ancora presto fare dei calcoli per rilevare dell'economia. Va bene. Mi veniva suggerito di puntualizzare che 46.000 euro sono destinati alla manutenzione o al rifacimento di strade delle vie comunali. Vabbè, quindi il dibattito si chiude in questo modo. Adesso eventualmente sono previsti interventi per dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Guido. Io ho ascoltato con piacere l'intervento dell'assessore Mello. Di conseguenza si parla di 42.000 euro, perché non sono 46, sono 42.000 euro, stanziati tutti per la manutenzione ordinaria, viabilità e infrastrutture stradali. Va bene, noi sappiamo che nei prossimi mesi avremo interventi per una cifra molto più importante, per rifacimento parziale o totale di circa 30 vie del paese, questo lo sappiamo. Però per quanto riguarda 42.000 euro, noi ci chiediamo, cioè noi 42.000 euro, che è la cifra più importante che troviamo come variazione in questo documento, tutti sulla viabilità, sul sociale, su tanti altri aspetti non c'è nulla e spesso ci sono anche dei tagli. Allora sinceramente noi avremmo preferito che voi aveste utilizzato diversamente questa cifra, per cui non necessariamente una cifra così importante sotto questo aspetto. Per la scuola materna i consumi, che a oggi risultano aumentati rispetto alle previsioni di tutti i consumi, canone acqua, canone riscaldamento ed energia elettrica, signori, la scuola è aperta da gennaio, sono 6 mesi, cosa dobbiamo aspettare per vedere i miglioramenti e la riduzione dei consumi? 3 anni? Cioè questa non è la motivazione. Dirmi dobbiamo aspettare che entri a pieno regime è una scusa. Probabilmente c'è qualcosa che non è andato fra quello che si aspettava e quello che abbiamo. Un errore di calcolo, un mal funzionamento o una mal gestione. 6 mesi non sono un giorno, quindi i risultati dovremmo già averli e non li abbiamo. Anche per queste risposte confermo il mio voto assolutamente contrario a questo documento. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Nicolini. Mi fa piacere, Vice Sindaco, sentire che comunque c'è intenzione, no? Sempre di attivarsi in merito alla promozione del territorio, in merito alla raccolta differenziata. Però alcune precisazioni che dobbiamo fare. Sicuramente ci sono degli aumenti che sono fisiologici, voglio dire, ai quali non possiamo fare nulla né come amministrazione, però diciamo l'impegno da parte del Consiglio Comunale, in questo caso voi che vi occupate più direttamente del settore ambiente, deve essere maggiore. Cioè, prima c'era un rapporto particolarmente più connesso con la scuola, voglio dire, è stato fatto in passato con l'amministrazione passata l'ecoconcorso, no? Ricordiamo apilamente Pensa all'ambiente, che ha riscosso un successo dell'amministrazione comunale, comunque un buon successo. Quest'anno non si è fatto nulla. Oltretutto c'è un aspetto, quello è un concorso che è stato fatto di sensibilizzazione per la raccolta differenziata con dei soldi che non toccavano le casse comunali. Consigliere De Leo, ricordo, correggetemi se sbaglio, che noi siamo ancora con un contratto con Ecotecnica e l'Ecotecnica prevede nel contratto che c'è una somma che stanzia e dà l'amministrazione per iniziative. Non si toccano quei soldi, sono lì. Forse l'unica volta che sono stati toccati è stata quando è stata fatta l'iniziativa che ho promosso insieme alla vecchia amministrazione. Lì ci sono soldi che non vengono spalmati sui cittadini, quindi non si aumentano i soldi, l'ecoconcorso. Perché come amministrazione non vi svegliate in tal senso nell'utilizzare risorse che non vengono toccate le casse comunali? Allora, quando si fanno iniziative con i soldi del bilancio, c'è la verità, la mezza verità, che si spalmano tra i cittadini e c'è l'aumento della tassa. Quando però i soldi ce li abbiamo senza far aumentare le tasse, non li utilizziamo. Beh, questa è una colpa, naturalmente, che va unilaterale verso voi. Forse è bene che
vi ponete dei quesiti e incominciate ad avere un rapporto con le scuole, con la cittadinanza. Non basta il mese di giugno, ci deve essere un rapporto continuativo, reiterato con la società, con le associazioni in ambito ambientale. Non basta, è troppo poco. Per esempio, non sappiamo nulla in merito a quanto abbiamo raccolto con gli oli esausti. C'è qualcuno che monitora? Si è lavorato tanto in tal senso in passato. Oggi i risultati, chi controlla quanto olio esausto viene trasmesso in regione come risultato? Io credo nessuno. Questi sono punti interrogativi che io pongo all'amministrazione, con la speranza che laddove non ci sono risorse da spendere, voglio dire, già abbiamo pochi soldi, poi ce li pure regalano e li lasciamo ad Ecotecnica. Il suo voto, consigliere, siccome era una dichiarazione di voto, contrario. Dichiarazione di voto dell'assessore Mello. Sicuramente per fare delle giornate ecologiche, interessando il concorso, il concorso con i ragazzi, ci troviamo in delle difficoltà logistiche. Quindi sfido chiunque, diciamo, a fare questi interventi, ma a maggior ragione abbiamo delle iniziative che dureranno 2 mesi anziché uno. Quindi quei soldi che voi avete citato, che è previsto da contratto, che la ditta deve fare delle opere di sensibilizzazione sul territorio o delle iniziative per aumentare la raccolta differenziata, sicuramente verranno impiegati in toto nei mesi di settembre-ottobre. Qualora dovessero rimanere, diciamo, delle somme, vedremo se possiamo utilizzarle per delle attività per l'aumento o per la sensibilizzazione della raccolta differenziata. Quindi, dichiarazione di voto favorevole. Vabbè. Altre dichiarazioni di voto? No, possiamo passare allora alla votazione. Favorevoli, contrari, astenuti, nessuno. Votiamo per la immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti. Affidamento procedura coattiva riscossione entrate all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Consigliere De Leo, prego. Allora, come sappiamo, dal 1° di luglio è stata sciolta la società Equitalia, quindi con la delibera di questa sera si propone di affidare le procedure per la riscossione coattiva alla neo costituita Agenzia delle Entrate della Riscossione. Ci sono interventi? Consigliere D'Elia, prego. Considerato che l'ente deve necessariamente procedere all'affidamento e alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, considerato che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate non sia al momento possibile nel nostro comune, tenuto conto che gli oneri riconosciuti all'articolo 17 del decreto legislativo 112 del 1999 agli agenti della riscossione evidenziano un costo massimo in capo all'ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge. In merito all'affidamento con decorrenza 1 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 193 del 22 ottobre 2016, disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle esigenze indifferibili, così come convertito dalla legge 1 dicembre 2016 numero 225 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR numero 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali. Noi esprimiamo parere favorevole, vogliamo però, in occasione di questo punto inerenti ai mancati introiti per le casse comunali e i servizi di chi di dovere per recuperare una parte di queste cifre, chiedere alla dottoressa Bastone se è possibile sapere per l'anno 2016 in merito alla Tari quanto abbiamo avuto in totale di mancati introiti e quanto ha recuperato Equitalia rispetto ai mancati introiti primari.
Qualora i dati completi per il 2016 non fossero disponibili, lo chiediamo per l'anno 2015. Ci guardiamo intorno, la situazione di crisi economica e le problematiche sociali sono tante ed evidenti anche nella nostra comunità. Ci pare evidente che certamente una parte di coloro che non pagano i tributi dovuti lo fanno perché realmente impossibilitati. Ebbene sì, consiglieri tutti, crediamo sia opportuno tendere la mano a questi cittadini e proporre insieme tutti un tavolo per l'implementazione e la realizzazione anche qui a San Pietro in Lama del baratto amministrativo. Il baratto amministrativo 2017 è uno strumento introdotto dal decreto Sblocca Italia che offre la possibilità ai cittadini in difficoltà di poter saldare i propri debiti con il fisco mettendosi a disposizione del comune per eseguire lavori socialmente utili. Il baratto amministrativo è stato introdotto col decreto Sblocca Italia, articolo 24, decreto legge 133/2014, che ha previsto per i comuni la possibilità di accettare, previa delibera, dettare uno specifico regolamento che definisca i criteri e le condizioni, la realizzazione di interventi di riqualifica del territorio proposti da singoli cittadini o cittadini associati. Tali interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze e strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. L'esenzione dal pagamento delle tasse locali grazie al baratto amministrativo può essere concessa solo per un periodo di tempo limitato, a seconda del tipo di tributo da pagare e dell'attività di lavoro socialmente utile, criteri questi che devono essere decisi direttamente dal Comune. Il baratto amministrativo 2017 è uno strumento che consente ai cittadini bisognosi di pagare tasse, tributi come TASI, IMU e TARI e in generale i debiti con il fisco con il proprio lavoro. In altre parole, attraverso lavori socialmente utili per il comune, come ad esempio tagliare l'erba nei parchi, pulire le strade, prestare opere di manutenzione o recuperare e riqualificare aree e beni immobili inutilizzati. Il cittadino che, per comprovati problemi economici, non riesce a far fronte al pagamento delle tasse locali già scadute, può assolvere all'adempimento eseguendo dei lavori per il comune. Siamo a disposizione per un dialogo aperto, costruttivo e fruttuoso con la maggioranza in merito a questo strumento, perché possa diventare realtà a San Pietro in Lama. Ci auguriamo vivamente che si possa introdurre questo strumento utilissimo per andare incontro a tante famiglie in difficoltà e nello stesso tempo per migliorare l'aspetto del Paese. Con il contributo attivo di tante persone ne trarremmo tutti beneficio. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere De Leo, come dichiarazione? No, provo intervento. Allora faccio presente al consigliere D'Elia che prima di arrivare innanzitutto all'emissione della cartella esattoriale c'è tutta una procedura, quindi non è che uno oggi non paga la TARI dell'anno 2016 o 2017 e automaticamente viene messa la cartella. C'è tutta una procedura che viene messa in atto dagli uffici per cercare di recuperare le somme non versate. Questa è la prima cosa, quindi finanche una rateazione voluta dall'amministrazione per quanto riguarda la dilazione del debito. Quindi già c'è anche uno strumento che è abbastanza a disposizione dei cittadini, quello di chiedere di dilazionare il debito ulteriore. Per quanto riguarda il discorso del baratto da lei appena citato, le faccio presente che negli altri anni si è fatto quasi un baratto, cioè già l'avevamo quasi attuato questo baratto, nel senso che nel momento in cui veniva richiesta un'attività a qualcuno che aveva dei debiti con il comune, automaticamente veniva compensata. Non era ufficiale, però è stato già fatto, quindi non era ufficiale. Forse a noi pecca semplicemente, pecchiamo sempre di andare a manifestare quello che ha fatto il Comune, è sempre stata la nostra pecca. Noi l'abbiamo fatta, le facciamo nel nostro piccolo, siamo riusciti comunque a compensare quelle cifre senza andare a incidere sulle tasche dei cittadini.
ovviamente nulla vieta andare a vedere o di diciamo disciplinare meglio il baratto. Noi siamo aperti a questa possibilità, quindi eventuali. Gianluca, scusa un attimo, consigliere Guido, prego. Ok, a noi fa piacere che ci sia questa apertura e speriamo di ufficialmente arrivare ad ottenere questo strumento che sia a disposizione di tutti i cittadini che ne hanno diritto, perché quello che pensiamo noi è quello che io vorrei chiedere, visto che Gianluca ha fatto un intervento e ha chiesto dei dati, ma i dati non sono stati rilasciati. Allora ci chiediamo, noi dovremo andare negli uffici preposti, nonostante la presenza del responsabile del servizio, nei prossimi giorni a chiedere documenti anche in merito a questi dati? Oppure, visto che qui abbiamo la dottoressa Bastone, potremmo avere il piacere di avere queste cifre, che se la memoria non mi lascia, non mi abbandona, lo scorso anno noi di IMU non incassammo almeno 70, di Tari almeno 70-80 mila euro e abbiamo recuperato con all'epoca Equitalia una percentuale bassissima che non va oltre il 10-15%, quindi se su 80 ne recuperiamo 10, dei 70 che non recuperiamo abbiamo diverse migliaia di euro che possiamo far scontare a famiglie con servizi nei paesi che possono prendersi cura delle ville, dei parchi, delle panchine, collaborare col dipendente comunale per tutto quello che è. O non ce l'abbiamo? La cifra è importante, qui non stiamo dicendo che su 400.000 euro, faccio per dire 400, non ne recuperiamo 390, non esiste, nessuno di voi può dirlo. Siamo sotto di diverse decine di migliaia di euro, quindi se moltissime di queste famiglie che non pagano, che ricevono la Tari e non la pagano, avessero questo strumento, noi non avremmo i soldi liquidi, ma avremmo i servizi e il beneficio sarebbe di tutti. Il beneficio sarebbe di tutti, per questo noi chiediamo perché non fare ufficialmente questo baratto amministrativo. Cioè noi siamo qui, il nostro voto è favorevole su questa procedura, ci mancherebbe che fosse contrario o astenuto, però dico, facciamo ufficialmente questo baratto amministrativo e magari di quello che non si recupera un 5, un 10, un 15, 20% ulteriore lo recuperiamo in servizi e miglioriamo questo paese per tutti, signori, non è una cosa che riguarda voi o noi, per tutti. Secondo noi non costa nulla, tanti paesi l'hanno fatto e se qui è stato fatto in passato in maniera ufficiosa, facciamolo in maniera ufficiale. Noi ci siederemo con voi con enorme piacere per stilare un documento che serva a tutti. Grazie. Altri interventi? Viene ripetutamente richiesta la presenza della dottoressa Bastone o di altri funzionari comunali durante lo svolgimento del Consiglio Comunale? Come già ho avuto modo di dire in sedute precedenti, come ho detto già poc'anzi e come confermo adesso, non è intendimento di questa Presidenza chiamare i funzionari comunali a dare spiegazioni in Consiglio Comunale. I funzionari comunali hanno il dovere, hanno l'obbligo di dare tutte le informazioni ai consiglieri comunali che recandosi presso gli uffici porgono le domande che ritengono necessarie e hanno le dovute risposte. I consiglieri comunali sono pregati di segnalare al sindaco i casi in cui i funzionari si sottraggono a tale loro dovere. Detto questo, poi nei prossimi consigli comunali possiamo sempre tornare a chiedere la presenza dei funzionari, il sindaco vi darà sempre questa risposta. Sia tranquillo, lo faremo, sindaco. Prego, io non mi stancherò di rispondervi, è il vostro dovere chiedere e dovere mio rispondere. Benissimo. Detto questo, ci sono altri interventi? Sì, io. Vabbè, no. Consigliere Nicolini, prego. No, visto che comunque la presidenza del consiglio non dà questo beneficio, ecco, eventualmente facciamo come ha fatto il consigliere De Leo, ci avviciniamo sotto banco al responsabile e parliamo chiedendo, non possiamo fare neanche quello, solo per capire, perché no, se non lo possiamo fare ufficialmente durante il consiglio, la chiamiamo come ha fatto il consigliere De Leo, viene qui e ce lo spiega qui vicino. Possiamo fare questo o posso, è consentito alla maggioranza e all'opposizione? No, posso, una domanda. Posso rispondere? Non chiedevo È successo questo? No,
chiedevo no. semplicemente informazioni sulla fattibilità del servizio che era stato chiesto prima, né informazioni né... Vabbè, consigliere De Leo, la prossima volta chiederemo queste informazioni successivamente al consiglio, va bene? Altre dichiarazioni di voto? Per dichiarazione di voto il consigliere D'Elia, prego. Noi ovviamente abbiamo detto siamo favorevoli alla, all'ordine del giorno e volevo soltanto ricordarle, se la memoria non fa piega, mi ricordo che qualche consiglio addietro lei disse che comunque il consiglio di giovedì, quasi sempre di giovedì, è dovuto al fatto alla presenza dei funzionari dai quali avremmo potuto trarne soltanto benefici. Però sì, la sua memoria mi sa che... No, ecco, quello che ho detto è compatibile con quest'altra dichiarazione, perché i funzionari lavorano, siccome il Consiglio Comunale si svolge alle 18, alle 19, fino all'ultimo momento ci sono aggiornamenti e cose da fare, i funzionari sono al servizio intanto del sindaco e della giunta per preparare tutti gli atti e per arrivare nel migliore dei modi i consiglieri possono andare dei funzionari e altrimenti non avrebbe senso che noi, scusami consigliere Nicolini, non avrebbe senso che noi mandiamo a voi tutti gli atti 5 giorni prima, altrimenti ve li manderemmo il giorno prima. Siccome non abbiamo, perché la legge ci dice di mandarli 5 giorni prima almeno? Perché voi dovete avere il tempo di leggere gli atti e di andare a chiedere tutte le informazioni agli uffici. Se poi voi invece di andare a chiedere informazioni agli uffici volete studiare in altro modo e approfondire le problematiche come meglio credete, siete liberi, ma non potete obbligare la Presidenza a far venire qui i funzionari. Questa insistenza corrisponde ad una richiesta molto molto pressante. Se lei ha sentito che... Va bene, allora per me la discussione è chiusa. Prego. Andremo negli uffici. Dichiarazione di voto, consigliere Nicolini. Andremo negli uffici con la speranza che poi lei non ci dica siete troppo presenti, ostacolate la macchina. Allora, 5 giorni che precedono il consiglio, noi saremo a chiedere. Bene, atti, mi fa piacere. In modo che non frequentiate solo alcuni uffici, ma frequentiate tutti gli uffici del comune, perché pare che ne prediligete soltanto uno. Frequentate tutti che è meglio per tutti. Consigliere Guido, prego, dichiarazione di voto. Io credo che sia giusto non arrabbiarsi. Ci stiamo agitando, mi sembra, tanto non serve a nessuno. Noi pensiamo questo: se il funzionario dirigente di qualunque servizio si occupa è qui presente, nella sua presenza ha un faldone, ok, è qui a disposizione del Presidente del Consiglio, poi del Presidente del Consiglio e poi del Presidente del Consiglio, ma non dei consiglieri. Di conseguenza, se io non posso fare delle domande, perché mi viene detto 5 giorni prima del Consiglio ci avete dato la documentazione, perfetto, ci sono dei tempi, li avete rispettati, di solito non li rispettate, in questo caso li avete rispettati e va bene così. Però non c'è in quegli atti la documentazione che noi chiediamo e non si può pretendere, se io ricevo il venerdì pomeriggio, il venerdì sera un documento, che il lunedì sono qui con le tende, come dice lei, in tutti gli uffici a fare domande in tutti gli uffici. Noi non dobbiamo ostacolare nessun amministratore, non dobbiamo ostacolare nessun funzionario e nessun dipendente comunale. Chiediamo solo notizie importanti per tutti i cittadini, non dimenticando, sindaco, che rappresentiamo una grossa parte di cittadini e che oggi sarebbe ancora più grossa. Quindi quando lei ha queste azioni di forza, che lei crede che siano azioni di forza, ma per noi tutto sono tranne che azioni di forza, sono azioni di debolezza, non portano a niente. Allora, collaboriamo, perché se collaboriamo è meglio per tutti. Cioè, io avere quei dati oggi, cosa costava? Che il funzionario andava a verificare i dati, 5 minuti, tornava, come invece succede quando lei ha chiesto l'intervento del funzionario, ha sospeso il Consiglio Comunale. Quindi per le cose sue lo può fare, per le cose nostre no? Come vorrebbe dire, sindaco, lei come vuole si chiama? No, sindaco, allora un attimino, perché lei è il sindaco, lei è il Presidente del Consiglio, lei ha i numeri, però ha a che fare con delle persone che hanno dei diritti, no? E ripeto, noi non siamo noi tre, siamo quattro e rappresentiamo altre persone. Di conseguenza io direi che è opportuno non arrabbiarsi, perché non porta niente a nessuno,
ma cercare di collaborare. Vorrà dire che se noi già sappiamo fin d'ora che il prossimo Consiglio, nonostante la presenza di un funzionario, non ci verrà dato nessun chiarimento, come lei ha ribadito ufficialmente oggi in presenza di diverse decine di persone, noi abbiamo il diritto, in giorno e orario di apertura al pubblico degli uffici, di entrare in qualunque ufficio e di stare tutte le ore che noi abbiamo bisogno con qualunque funzionario, perché se ciò non ci viene concesso, ci sono presenti qui le forze dell'ordine, compresi i carabinieri, alziamo il telefono, chiama i miei carabinieri e va tutto come deve andare, perché voi forse non vi siete resi conto che siete andati oltre il seminato e continuate ad andare oltre il seminato. Voi amministrate il comune di tutti, non il vostro comune. Grazie. Consigliere Trio deve intervenire. Solo c'è una mia dichiarazione di voto. Magari ci si sforzi di dare risposte, mi rendo conto che a volte è tempo sprecato. L'assessore Mello prima mi ha cercato la parola, ha cercato di rispondere, di dare informazioni. Io ovviamente ho assecondato la volontà dell'assessore Mello. Ma ritengo che con questa opposizione è inutile parlare, perché si parla una lingua non comprensibile. Devo prendere atto che non è comprensibile. Nonostante siano espressi concetti chiari in diversi consigli comunali, in cui si è detto che il funzionario non, intendimento di questa presidenza non è di farli partecipare per ovvi motivi, e si è detto il perché invitando i consiglieri comunali ad andare a chiedere informazioni, lo stiamo dicendo un sacco di tempo, ad oggi non solo non si è andato a chiedere informazioni, ma dicono perfino che chiamano i carabinieri se noi non li facciamo entrare. O se non li facciamo, ma noi invitiamo ad andare a funzionari a chiedere. Io sto invitando davanti consigli comunali a frequentare gli uffici comunali e i funzionari per acquisire le informazioni, in modo che quando vengono in consiglio comunale non vengono con le idee confuse, ma arrivano con le idee più chiare. Però evidentemente si insiste su questa linea. Quindi la prossima volta voi parlate, direte, ritengo di non dover manco giustificare e rispondere, vi ascolterò educatamente e andremo avanti, perché il confronto vedo che non produce nessun effetto, fa alterare gli animi miei, i vostri, tutti, la gente poi è influenzata da questo, per cui per evitare questo io personalmente darò un altro taglio, ascolteremo, vi ascolteremo. Ognuno esprimerà il proprio parere e si voterà. Con molto rammarico devo arrivare a questa conclusione. Per quanto riguarda il funzionario, la sospensione era un problema di interpretazione del regolamento e per capire come dovevano continuare i lavori del Consiglio Comunale. Non ho chiesto al funzionario domande specifiche su un problema oggetto di deliberazione. L'oggetto di deliberazione l'avrei chiesto prima, la vostra interpellanza non era da me conosciuta, era una cosa che avete presentato adesso, non dovevate dare nessun preavviso, l'avete presentata ed è chiaro che la Presidenza nel dare corso alla vostra interpellanza doveva appurare cosa prevedeva il regolamento. Se voi l'aveste presentata, potevate, per carità, era una facoltà vostra, il giorno prima io l'avrei chiesto il giorno prima, non avrei aspettato oggi a Franco Fortunato a porre il quesito. L'avete presentata 5 minuti fa ed era normale, ovvio che io chiedessi al funzionario qual era la procedura più corretta per lo svolgimento del Consiglio Comunale. Non l'avete chiesta 5 giorni fa, la differenza è che noi le carte ve le mandiamo 5 giorni prima, ma voi aspettate il giorno del Consiglio Comunale a fare le domande ai funzionari. Comunque, vabbè, ci sono altre dichiarazioni di voto. Passiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvazione del documento programmatico di rigenerazione urbana. Prego, Assessore Mello. Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 32 del 26/6/2017 è stato stabilito di adottare il documento programmatico di rigenerazione urbana, incaricando il responsabile del settore assetto e sviluppo del territorio al deposito del documento stesso presso l'ufficio di segreteria e di dare pubblicità
dell'avvenuto deposito nei modi e nelle forme di legge previste. Visto che l'avvenuto deposito per 20 giorni è avvenuto presso l'ufficio di segreteria ed è stato dato avviso su 3 quotidiani a diffusione provinciale, Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno e Nuovo Quotidiano di Puglia, si propone di approvare il documento programmatico di rigenerazione urbana. Ci sono interventi? Passiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immobile sito in via Allegri numero 7, autorizzazione e monetizzazione area parcheggio. La Presidenza ritira la delibera per approfondimenti tecnici. La immediata esubibilità del documento programmatico di rigenerazione urbana. Votiamo per l'immediata esubibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ritiro quindi l'autorizzazione e monetizzazione area parcheggio alla delibera successiva. La Presidenza, ripeto, ritira la delibera per approfondimenti tecnici. Grazie. Approvazione regolamento Polizia Municipale, gestione associata in convenzione tra i comuni di San Pietro in Lama e L'Equile. La Polizia Locale nel suo interno necessita di un'organizzazione distinta rispetto al personale amministrativo dell'ente in considerazione delle specifiche funzioni attribuite dalla legge quadro. La struttura deve essere organizzata, oltre che come dotazione organica, anche in tutti i rapporti che possono intercorrere tra il sindaco, quale autorità di polizia locale, il comandante e gli operatori. Preso atto che la legge regionale del 37-2011 così dispone, articolo 6 dell'organizzazione dei corpi e servizi di polizia locale, le funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa locale sono esercitate dagli enti locali in forma singola o associata attraverso i rispettivi corpi o servizi, in maniera tale da garantire l'efficienza, l'efficacia, la continuità operativa e l'economicità della gestione. Nel caso di unione di comuni o gestione associata del corpo del servizio di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità organizzative e operative nel territorio di competenza e individua l'organo titolare delle funzioni di direzione e controllo di cui l'articolo 9. La classificazione degli addetti alla polizia locale e le mansioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali sono stabilite dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative nel rispetto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità e omogeneità sul territorio regionale e ferma restando l'autonomia regolamentare dei singoli enti locali, con il regolamento regionale sono determinati i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite. Il Consiglio delibera di approvare il regolamento del servizio di polizia locale tra i comuni in convenzione di L'Equile e San Pietro in Lama per la gestione associata del servizio e l'organizzazione del personale in allegato alla presente deliberazione. Faccio presente che il nostro statuto prevede che questa delibera debba essere approvata sia precedentemente dalla Giunta, cosa che è avvenuta, e poi dal Consiglio Comunale, mentre lo statuto del Comune di L'Equile prevede che si andasse direttamente in Consiglio Comunale, cosa che per il Comune di L'Equile è già avvenuta. Ci sono interventi? Consigliere Nicolini. Bene, siamo qui ad approvare questo regolamento, un regolamento inerente a questo servizio associato con il Comune di L'Equila. Noi già ci siamo espressi in maniera, diciamo, con l'astensione a questa convenzione e a 2 mesi di distanza, vivendo il territorio, possiamo dire che abbiamo fatto bene ad avere dei dubbi, perché i risultati, a nostro modo di vedere, sono stati pari a zero. È assurdo, riteniamo, pensare di offrire un servizio migliore, quale quello della polizia locale, unendo 2 comuni che non hanno risorse umane. È come mettere una scatola vuota, unirla con un'altra scatola vuota. Ecco, se un conto matematico non mi inganna, 0 personale più 0 uguale sempre 0. Quindi siamo in presenza che non ci dà il numero 1 come risultato. Oltre però alla carenza di personale e quindi l'impossibilità di garantire il servizio di vigilanza,
cosa che riteniamo molto grave, si aggiunge l'incremento di compiti e funzioni che sono state attribuite alla Polizia Locale in contrasto con leggi statali, regionali, regolamenti e con la stessa convenzione che l'amministrazione ha approvato. Convenzione, peraltro, alla quale c'ho un dubbio, magari poi mi risolverà in un'altra sede il segretario, perché qui come tecnico non mi può rispondere, doveva essere per la legge regionale sul servizio associato per 3 anni. Noi abbiamo fatto una convenzione per 2 anni, quindi non ho capito questo aspetto. La Polizia Locale dovrebbe occuparsi... L'ultimo passaggio... Sì, la legge regionale sul servizio associato di funzioni, ora non ricordo se la 54, potrei sbagliarmi, o la 34, non ricordo. Prevede in una parte che la convenzione debba essere stipulata per un minimo di 3 anni. Noi l'abbiamo fatta per 2 anni e quindi non so perché ci sia stata questa cosa. La Polizia Locale dovrebbe occuparsi, come per legge, di polizia ambientale, commerciale, edilizia, codice della strada, al fine di prevenire e reprimere ogni tipo di abuso. Invece viene distratta dall'amministrazione comunale con altri compiti come il SUAP, affissioni e pubblicità, autorizzazioni per disabili, notifica di atti non giudiziari, servizi cimiteriali, TOSAP, rilascio di autorizzazioni, tesserini venatori, gestione della segnaletica, che è di competenza di altri uffici. A San Pietro in Lama i vigili sono costretti a rimanere chiusi, spesso in ufficio, per disbrigo pratiche amministrative. Per volere politico, i nostri agenti di polizia locale sono stati trasformati in burocrati, costretti dunque a trascurare i propri compiti di istituto. Oggi ci proponete un regolamento voluto da voi e dall'Equile, naturalmente, perché non abbiamo avuto la possibilità di discuterlo insieme, ed è chiaro che qualche precisazione la dobbiamo fare. Nell'oggetto del regolamento, che tutti avete sicuramente letto, una parte dice che la Polizia Locale deve svolgere un'attività di polizia nelle materie di competenza, così come previsto dalla legge quadro 65 dell'86 e dalla legge regionale. In realtà contrasta con quello che succede. Allora, o la maggioranza non ha letto il regolamento, o la maggioranza non conosce di cosa si occupa a San Pietro il servizio di polizia locale, perché non è un comando. Poi l'articolo 2 del comma del regolamento, che ci viene proposto, direi anche, permettetemi il termine imposto, perché naturalmente viene proposto qui, prevede la prevenzione, che oltre ad essere disciplinata dal regolamento che viene sottoposto a votazione, è anche una funzione della polizia prevista dal codice della strada. Non so come si intenda, lo pongo come un quesito, la maggioranza come intenda fare prevenzione se poi i vigili sono costretti a rimanere in ufficio, o lo fanno tramite internet, oppure non so come possano fare un servizio di prevenzione sul territorio. Sarebbe bello, anzi bellissimo, se il sindaco, che è il primo responsabile della polizia locale, se avesse la capacità di far svolgere alla polizia locale le funzioni previste dalla legge. Purtroppo sono convinto che, oltre alla convenzione, anche il regolamento, condizione necessaria, sarà un flop anche il regolamento. Vorrei informare il Consiglio, i cittadini, che il 26 giugno del 2017 il nostro comandante ha informato il segretario comunale sui compiti che non sono di sua competenza e che contrastano con la legge quadro e regionale. Sarebbe opportuno il segretario garante delle istituzioni e responsabile anticorruzione ci informasse nei tempi che vorrà, perché qui non è possibile, ci facesse sapere quali sono i provvedimenti che ha inteso adottare a seguito dell'istanza da parte del comandante. Chiedo al segretario, è legittimo che il comandante si occupi di SUAP, che abbia il duplice ruolo di controllore e controllato, che rilasci autorizzazioni che lui stesso dovrebbe controllare? Assolutamente no. E se non erro, già ci sono stati dei pareri di organi superiori che hanno detto che il comandante certe funzioni non le può fare per legge. Il SUAP è una funzione che da tempo spetta, è svolta dal comandante, ma che il regolamento dell'ufficio e servizi del nostro comune pone in capo al settore dei servizi finanziari. Ci sono stati, ho detto, pareri. Altro fatto grave a danno della polizia locale si è verificato, secondo noi, in questi giorni, sindaco, dove lei ha pensato bene con un proprio decreto di nominare l'unico vigile, dottor Marcello Tedesco, senza che fosse a conoscenza, che io sappia, il comandante, messo comunale nel nostro comune, notificatore. È assurdo perché, che io sappia, per la mia limitata conoscenza amministrativa, il ruolo di messo comunale notificatore può essere attribuito ad una categoria B. L'istruttore di vigilanza riveste una categoria C superiore.
Quindi quale sarà la conseguenza? Che il nostro comandante, oltre a tutto quello di cui si occupa, dovrà distogliere il suo unico agente e metterlo a disposizione di tutti gli uffici comunali per le notifiche di qualsiasi atto. Dovrà essere il jolly del nostro comune, degli uffici, per portare tutti gli atti da notificare nel paese. Assurde sono anche le motivazioni dell'atto, perché sull'atto dice che tra il personale in servizio non vi sono dipendenti con la qualifica di messo notificatore. Ma si può pensare che un comune non abbia avuto mai un messo notificatore, un messo comunale? Ma a me sembra che siamo in un altro pianeta. Altra spiegazione e motivazione. Gli agenti di polizia municipale sono chiamati a svolgere notifiche in materia di polizia giudiziaria e pertanto hanno competenze in materia... Non è così, sindaco. Perché la notifica degli atti di polizia giudiziaria è prevista nelle funzioni, procedura penale è prevista per le competenze della polizia locale, non per tutti gli atti. Forse non è stato letto anche il regolamento degli uffici e servizi, che si vocifera che sia in fase di cambiamento, alla pagina 272, dove dice che il competente del settore affari generali, dove vi sono dipendenti, dovrebbe essere di categoria B. Io, se non ricordo male, ci sono stati, ho visto degli atti in cui c'è stata una firma di un messo comunale, il signor dipendente Epifani. Almeno ho visto atti messo comunale Epifani, e anche lui credo sia una categoria C, peraltro. O sbaglio, non è B, è C, no? Perché funziona, è una C. Non, sinceramente rimaniamo sbalorditi. Ci troviamo davanti ad una polizia locale vuota, un comandante che deve fare l'agente di polizia locale, che nel paese ci sta, perché il comandante è giusto anche che faccia il vigile, senza ombra di dubbio. Però poi viene fatta una scelta originale, bella, di convenzionare il servizio, che è apparsa anche sulla stampa qualcosa di straordinario, e poi è come un uovo di Pasqua senza sorpresa, dove non c'è assolutamente nulla. Entri, non ci sono i vigili, magari se vai all'Equile sono impegnati con un servizio a San Pietro, poi viene il cittadino e mi sono trovato che va dietro la porta dei vigili urbani, bussa, no, non c'è, e purtroppo è in servizio, stanno in due, in un'altra parte, cioè non si può andare avanti così. Se abbiamo associato un servizio, allora o fattivamente fanno assumono ed esercitano le funzioni di cui si occupano, e se no stiamo facendo barzellette, stiamo giocando, voglio dire, non è proprio concepibile che il comandante che debba fare tutto, purtroppo si ha la concezione, forse spero che non sia la vostra, che l'agente di polizia locale è il vigile urbano della fiata. Non è così, ha funzioni che sono al pari di un carabiniere nell'ambito del territorio di competenza, e quindi deve essere trattato di agente di polizia, no? da colui che è lo sciacquino di tutti, che deve fare tutto, o quello che capita. Non funziona così, sindaco, e quindi l'amministrazione deve essere attenta a queste cose. La polizia locale, a mio avviso, è l'immagine della pubblica amministrazione, è la carta d'identità. Purtroppo a San Pietro è un'amministrazione che ancora questo documento, carta di identità, non è stato ancora rilasciato. Non si capisce cosa sia questo ufficio. Quindi davanti a questi grandi, enormi punti interrogativi, sinceramente approvare favorevolmente un regolamento che è bello, è scritto bene, è simpatico ed è solo perché viene fatto da procedura, voi lo avete fatto, voi ve lo votate e voi cittadini andrete a dare spiegazione di questo servizio, quando scommettiamo che, purtroppo è da dire, secondo noi a breve questa convenzione diventerà completamente inesistente. Io mi auguro di no, io mi auguro che l'amministrazione vagli le strade più giuste per poter dare un sospiro alla polizia locale, perché ci sono le condizioni ancora per salvare questo servizio, che noi riteniamo sia necessario che sia unificato, ma non in questa barbara condizione. Detto questo, noi davanti a questi punti preferiamo astenerci. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto. Allora, consigliere Guido. Noi abbiamo fatto questo intervento che è in linea con l'intervento precedente, quando un po' di mesi fa ci fu comunicata la convenzione e adesso quindi il regolamento. È passato un po' di tempo, i disagi e i problemi che ci sono credo che siano innegabili. Credo che
siano diversi cittadini a lamentarsi di diversi problemi e che oggi non stiamo avendo i risultati che voi per primi speravate di avere con questa convenzione. Come dice il collega Stefano, siamo ancora in tempo, forse. Però è indubbio che quando una persona fa un intervento, guarda i documenti, guarda quella che è la realtà del Paese, pone delle domande, delle affermazioni e la linea dell'amministrazione rimane questa, del silenzio, del non dialogo, qui non vediamo provocazioni, perché il discorso è questo: o in tutto quello che diciamo si vedono provocazioni, o in tutto quello che diciamo si vede un intervento inutile, oppure, per assurdo, quello che noi diciamo si crede falso. Allora io a questo punto dico, se quello che noi diciamo è falso, procedete con i vostri diritti, altrimenti, per rispetto di voi stessi e dei cittadini, iniziate a parlare se avete qualcosa di concreto da dire, altrimenti continuate a tacere perché voi volete amministrare in questa maniera. Quindi continuate così. Nostro voto astenuto. Credo che siano doverosi alcuni chiarimenti. Il corpo dei vigili di San Pier Lama il corpo dei vigili è intanto erroneo sostenere che è composto da due vigili. Scusate. I vigili urbani che gravitano su San Pietro e su L'Eguile sono sei vigili urbani. La testimonianza che stasera qui c'è il maresciallo Rizzo, che fino a qualche mese fa era incardinato nel comune di L'Eguile e stasera sta svolgendo il servizio qui nel nostro consiglio comunale. Quindi noi adesso abbiamo sei vigili che dovrebbero operare secondo una turnazione che è palese sia su San Pietro che sull'Eguile. Questo avviene, ripeto, il maresciallo Rizzo ne è testimonianza. Magari in condizioni normali qualche mese fa non ci sarebbe stato nessuno perché il giovedì pomeriggio l'ufficio dei vigili era chiuso. Come ogni cosa e come ogni piccola rivoluzione, io non penso che questa sia una grande rivoluzione, come ogni piccola rivoluzione c'è bisogno anche del rodaggio, degli aggiustamenti. Lo snodo fondamentale della convenzione, del regolamento, di questo accordo fatto con il Comune di L'Eguile sarà nel momento in cui sarà operativa la sede unica. Sappiamo già che la sede unica sarà a Paladini, il Comune di L'Eguile si è impegnato a renderla operativa nel mese di settembre-ottobre, adesso non ricordo bene, suppongo e spero che questi impegni verranno mantenuti. In quell'occasione, quando partirà la sede unica, ovviamente non avrà senso tenere due uffici aperti come avviene adesso, uno a San Pietro e uno a L'Eguile in contemporanea con una dispersione di risorse. Avremo un unico vigile e per un accordo già effettuato, già raggiunto con il sindaco di L'Eguile, i vigili avranno un cellulare di servizio e sarà attivato il trasferimento di chiamata. Questo cosa vuol dire? Che il cittadino o di San Pietro o di L'Eguile, in qualunque orario del giorno, o meglio dalle 7:30 di mattina alle 22 di sera, avrà la possibilità di contattare il vigile urbano, l'agente di polizia municipale, comunque si chiami. Questa è la grande. Oggi ci lamentiamo di cosa? Ma a volte la cittadinanza ha ragione, è vero, si lamenta a volte della multa, si lamenta, e questo è normale che ci si lamenti, ma si lamenta perché non si riesce a trovare il vigile urbano perché o è chiuso, completamente chiuso, oppure pur stando con le luci accese all'interno il vigile non c'è perché sta fuori per svolgere altri servizi o sta all'interno che sta lavorando e non può aprire. E noi questo problema lo risolveremo in questo modo con il trasferimento di chiamata. Quindi avremo una presenza sicura, certa,
E il vigile dovrà rispondere. Poi se non risponderà dovrà spiegare perché non ha risposto. E questo penso che sia una grande conquista e sia lo snodo di tutto. È chiaro che poi ci sono le incombenze, nel comune di San Pietro di Lama ci sono delle pratiche che i vigili fanno, svolgono, magari all'Equile no o viceversa. Vabbè, questo è un argomento che è di competenza della Giunta, che in questi giorni sta esaminando questa piccola riforma che stiamo per operare, e naturalmente noi ci adopereremo perché questa venga fatta nei canoni della legittimità, della regolarità, della correttezza. Ovviamente non tutti i funzionari o non tutti i consiglieri, maggioranza, opposizione, chiunque, o i cittadini devono concordare che quella sarà la soluzione ideale. Probabilmente qualcuno dirà ci sono degli errori, avete fatto delle fesserie, avrà gli strumenti per dimostrare che sono state fatte delle fesserie, e qualora dovessero arrivare le dimostrazioni che sono stati fatti degli errori, apporremo le modifiche e prenderemo molto sommessamente, con molta umiltà, atto. Però non possiamo preventivamente dire che l'atto che la Giunta ancora non ha fatto presenta delle criticità. Almeno leggete l'atto che la Giunta ancora non ha fatto, cioè noi ancora non ci siamo riuniti per deliberare, voi già state contestando quello che noi ancora non abbiamo fatto. Arriverà il momento in cui potrete contestarlo, noi ascolteremo, così come voi, così come tutti i dipendenti comunali, perché questa riforma, questa revisione del regolamento interesserà tutti gli uffici, non soltanto il corpo dei vigili urbani. Detto questo, alla luce di questo, e sottolineando soprattutto l'importanza che avrà e costituirà il varo della sede unica, ritengo che questa delibera deve essere approvata così come formulata. Voti favorevoli? Dichiarazione di voto al consigliere Nicolini, prego. Allora, qui non viene sindaco, qui viene riconosciuta la lodevole scelta politica di un servizio associato. Non si sta criticando il fatto che sia andato verso questa direzione, perché io da tempo ho sempre detto che il servizio di polizia municipale, perché comando dovrebbe essere almeno 7, ecco perché ho detto sono 6, dovrebbe funzionare diversamente. Lei dice, voi parlate di criticità prima ancora che, ma dare una macchina senza benzina, mi dica lei come parte questa macchina, sindaco? Non credo che possa fare, o togliere le chiavi e lasciare il pieno, perché è la stessa cosa. Cioè, lei sta dicendo, a parte ha corretto, che non sono 2 vigili e sono 6, è vero. Sono 6 vigili, però lei dovrebbe pure dire una cosa, che l'ufficio di polizia locale a San Pietro in Lama prevede nel DUP un amministrativo. Giusto? Questo è un altro discorso. Non è un altro discorso, perché se lei alleggerisce l'ufficio attraverso un'unità all'interno, di conseguenza l'agente di polizia riesce ad andare sul territorio a fare prevenzione, ad essere presente, a fare la repressione di eventuali abusi. E poi non dimentichiamo che la legge regionale parla di 1 ogni 700 abitanti, quindi è chiaro che non si ha la possibilità di assumere, che ci sono difficoltà sia all'Equile che a San Pietro, però bisogna guardare in faccia la realtà e riconoscere il fatto che la situazione comunque, seppur bella e andiamo verso una direzione bella, è molto pericolosa, è in salita, perché ci sono, è come costruire una casa sulla sabbia, come dice qualcuno famoso. Prima o poi quella casa cadrà. Se si costruisce sulla roccia, molto probabilmente la casa potremmo averla per 40-50 anni altri. Quindi non è che noi stiamo criticando. Bene, avete fatto bene, avete fatto bene. Però dovevate svilupparla diversamente. Avete messo un notificatore all'agente tedesco che finalmente tutti gli uffici, ufficio tecnico, servizi sociali, tutti potranno dire serve l'atto, non c'è nessuno, vai Marcello. Quindi Marcello sarà colui che con il mezzo di servizio in divisa andrà a lasciare lì. Ma si può. Sì, dimmi il riferimento di legge. No, vabbè, categoria non faccia, B. Secondo me non è legge. Poi naturalmente ognuno farà le sue... Però non è così. Il messo comunale notificatore categoria B. Quindi questi sono gli errori. Va in bene. Altri contesti
Sindaco, sì, le sta facendo male la testa, abbiamo, no, no, abbiamo finito. No. In possiamo altri... continuare. No, no, mi sono stancato pure io. In altri contesti io avrei votato favorevolmente questa proposta perché è una cosa ottima. Anzi, ci dovrebbe andare alla fusione dei comuni, non al servizio associato. Siamo ma ci vorranno 40 anni altri prima che la politica comprenda certi passaggi. Siamo d'accordo. Grazie. Va bene. Possiamo passare alla votazione? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Questa cos'è? Votiamo per la immediata esigibilità. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Consiglio Comunale è terminato. Grazie a tutti.